Raga, ma non c'avevano più i fondi per fare le palestre, questi qua. Dove la mettiamo? La capo palestra importantissima. No, al museo. Sfidanti sono attesi laggiù, però è una bella atmosfera. No, non attaccare con Gali. No. No. Grazie. Questa palestra ci sono solo allenatori di tipo normale. Che resti tra noi, ma i Pokémon di tipo normale sono deboli contro quelli di tipo lotta. Grazie. Vicino alle porte del bosco generale puoi trovare qualcuno. Lascia che ti spieghi come funziona. Devi rispondere alle domande che trovi nascoste tra i libri. La prima domanda è nel libro intitolato Buongiorno amico Pokémon. Non riesci a trovare un libro, non fare scrupoli e chiederti in giro. Barazzante amico. Barazzante amico. Un sasso nero. Ieri ho trovato questo scarabocchio per strada, quindi dato che mi piace voglio esporlo al Louvre. Sì, ma puoi farlo anche te. L'arte tanto è personale, cioè nel senso è soggettiva. Te puoi dire, ok, questa rappresenta ciò, però in realtà magari rappresenta altro. A volte non lo sanno neanche gli artisti che cosa rappresenta la loro arte. Il 17 sto patrat. Mortacci loro? Mortacci loro? Sì, ho capito che si è fossilizzato, gli hanno sparato, ma il fatto è, se lui stava volando e gli hanno sparato in aria, dato che si è fossilizzato in aria, questo mi fa due individui di fila, ma che cacchio? Ma come ha fatto a volare? Gli hanno sparato in aria, vabbè, ok, ci può stare, ma a fossilizzarsi in aria anche? Cioè, non è che ti fossilizzi in 5 secondi, eh? Non. Cioè. Ci vuole un po'. Ah, i libri sono questi? Non so se li riesco. Dolci per Pokémon. No. Sì. La storia del primo incontro tra un bambino e un Pokémon. A fianco del bimbo c'è un piccolo Pokémon dalla pelliccia marrone. Ok. C'è un foglietto. Carissimi allenatori, sono Aloe. Capo palestra. Aloe? Non voglio chiamarla Aloe. Nascosto in questa libreria quattro foglietti contenenti delle domande. Se rispondi correttamente potrai sfidarmi. Questa è la prima domanda. Qual è il Pokémon che avete incontrato per primo in questa palestra? Patrat. Dove lo scrivo? Devo scriverlo da qualche parte? Vediamo dolci per Pokémon. Un dolce con le bacche che nella lontana regione di Sinnoh si fanno con i Puffin, che me lo ricordo un sacco. Non è il libro che stai cercando. Ah, a posto. Scusa. In realtà io odio anche leggere, non so se perché l'ho fatto. La vita dei Patrat. Certo che mi interessa leggere la monografia sui Patrat. I Patrat comunicano tramite la coda. Se alzano la coda significa che hanno avvistato un nemico. Sono troppo intelligenti. Non era una domanda difficile, no? Bene, ecco la seconda. Cosa? In che senso? In che senso? Ho indovinato senza rispondere. Ok, va bene. Corre con il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo. Di che libro si tratta? Un libro in fiamme, cioè non. Che cosa? Sta già leggendo qualcun altro, l'unico che tipo è qua? Secondo me a cercare libri, cosa c'è scritto? Corre col fuoco? Sì, sto leggendo un libro su Tepig. Sì? Peccato, nel libro su Tepig c'è scritto sputa fuoco dalle narici quando Giulio Morale fa solo fumo. Non corrisponde a correre mettendo. Ah, mi hanno trollato! Mi avete gabbato! Hai trovato il foglietto? Sei qui? Cosa diceva? Sì, ok. La struttura delle locomotive, è questo. Pensavo che fosse un Pokémon, scusa se stiamo parlando di Pokémon. Stavo immaginando tipo Torkoal. Voglio che tu lotti contro. No, 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 no. Non si fa così, non funziona così la vita, ok? Non è che la gente può fare quello che vuoi. Zoe. Zoe. Fuori da questa biblioteca. I libri letti vanno riposti in libreria, una regola del bravo lettore. Sì, ma io non sto leggendo niente, vabbè. Società. La struttura delle locomotive, sì, è un libro sulle locomotive. Corrono sfruttando il vapore, grazie, ok. Combustione, certo.
Mi hai raggiunto, riconosco il tuo valore e potrai sfidarmi. Questa è la terza domanda. Cosa cuoce in pentola se è delizioso quando lo si mangia? Ma abbiamo preso prima il poffin. Cioè, era da leggere tipo in ordine, quindi. Che cagata di puzzle è? Andato 12 fin qui, ora passiamo all'ultima domanda. La trovi in due librerie in fondo e una a sinistra, due verso l'entrata e una sulla destra. E una ancora in fondo. Allora dov'è? Due librerie. Cosa? Due librerie. E a sinistra. Due all'entrata a destra. No, non credo funzioni. Non è che c'era. Oh. Ah, era questa? Boh. Boh. Dai, Timbur, ce la puoi fare. Pompa. Pompa, Timbur. Brutto colpo. Brutto colpo. Ma raga, ma non ha senso. Ma dai, ma che cacchio, ma quanti? Ma quanti? Uno poteva prendere direttamente l'ultimo indizio? Eh no, non funziona così. Dovevi farlo in ordine a seconda di quello che diceva. L'ho preso prima io questa cosa della tizia, però non mi faceva andare avanti. Forza, prova a leggerlo. Levati. Vuoi leggere la vita dei Tepig? No, però vabbè. Capace di alimentare dentro di sé il fuoco e sputa fuori dalle narici, quando giù di morale fa solo fumo. Ok. Te la stai cavando proprio bene, non sei solo forte ma anche intelligente. Ma non ci vuole niente di intelligenza qua. Non vedo l'ora di lottare contro te, firmato il capolestra. Allora, sotto il libro c'è un interruttore. Ok. Ma una palestra normale, tipo, non potevate comprarla, costava troppo l'affitto, no? Ma apparse delle scale. Tun 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 tun. Qua è proprio sproporzionata il fatto critico e danno normale. Non penso di aver fatto più critici, però, cioè, sei lì. È assurdo. Ciao. Vabbè, questo non mi pare. Leggere qualcosa? No, parlo con lei. Il benvenuto. Aloe, direttrice del museo capolestra di Zefiropoli. Iniziamo, sfidante. Ma è una stanza a parte, nel seminterrato dovevi andare. Vedere come lotta la squadra di Pokémon che ha allenato con tanto amore. Bene, ok. No, ma come cacchio ti vesti? Ma cos'è sta roba? Ma dai. Cioè, questa lavora qua. Direttrice e tutto del robo. Si veste da casalinga. Cos'è che era? Cioè, neanche mentre fai la pasta si vesti così. Random crits are fair and balanced. Esatto. Questa è tosta? Questa è tosta? La tua ultima mossa mi è servita per capire che tipo di allenatore sei. Basso? In quel senso? Mortacci tua! Oh cacchio! Porca vacca! Bevi, 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 Timbur! Toh! Anche lei, va bene, ok. Ci sta. Mortacci sua! Riproviamo. E che palle. Mo' è morto per forza. Cacchio di cane infame, maledetto schifoso. Di un cane infame. Ah. Mando il figlio. Non potrà mai picchiare suo figlio. Non può farlo. Non può farlo. Porca.
Cioè, proprio anche con violenza. Anche ci ha messo la cattiveria del brutto colpo. Scusa. Scusa, amico, non volevo, giuro. Vai, Wubat vola, non riuscirà mai a prenderlo. Allora, aspetta, non può andare avanti così, ok? Patrat. Patrat, conto su di te. Forza. So che ce la puoi fare. Indeboliscilo. Ma che cacchio di mossa è, Nemesi? Ma cos'è? Servine. Oh, per favore, cioè... Cioè... Ma no, ma cosa? Toh, godo. Schifo di cane. Dai, bello. Precisione diminuisce, buono. Buono così, Servine. Servine top tier. Ma che palle. No, però. Ho rischiato, eh. Va bene. Questo non è neanche il suo più forte. Ma c'aveva il riduttore. 666, Satana. Parassi seme. Forza, Servine. Adesso dobbiamo ciucciarli tutta la vita, eh. Watchog! Eccolo lì. E lui. Come on. Come on. No, fulmi sguardo no, dai. Fulmi sguardo può sempre servire in... Magari tipo... come che si dice? Dobbiamo indebolirlo per fare andare l'avversario, no? E mi va bene, niente, mi cosotta. Che sfiga, però. Questo non è corretto. Non è corretta come cosa. Che mossa è Nemesi? Non l'ho mai vista. Non l'ho mai vista Nemesi. Ma non ce l'ho un revitalizzante io? Mazzo, che poverata. No, i miei soldi. I miei soldi. Si rifugia nel centro. Please don't kill me, please. Ci riproviamo con gli stessi Pokémon. No, vabbè, è salito un po' cosa, no? È salito il 20 quell'altro. Magari. Allora, avrei dovuto fare forse un'altra tattica, non partire con Timbur, ma partire con quegli altri scrausini, perché così già li indebolivo la difesa e poi li andavo di colpo basso, pam, secco nel collo, morto. Questo parte con il riduttore, uno di vita? No! Buona, 16, ehi, wow! Che tipo di allenatore sei? Che cacchio di allenatore sono? Va bene. Doveva andare così, fratelli. Proviamo a fare un'altra cosa. Ok. Ora missami. Bravissimo! Come on! Porca miseria, è vero. Non ho scordato. Che palle. Cheater. Diminuire ancora di più la difesa. Bravissimo! La precisione non è quella. Dai. Deve diventare cieco quel cane. Sì! Deve sparare un qualcosa che deve tirarglielo in testa all'allenatrice. Porca miseria. Va bene, va bene, va bene. Poi lo cambiamo. Ascoltate la mia tattica. Lo cambiamo e iniziamo a sacrificare gli altri. Se probabilmente non resisterà nessuno degli altri perché mi muoiono tutti. No, no, dopo lo cambio. Timbur non serviva a niente tanto. Adesso cambio. Adesso cambio e iniziamo a macinare. Tipo, debuff alla difesa. Ok, ci provo. Intanto mi tirerà Nemesi a palla. Se sono fortunato mi farà quegli attacchi tipo...
per diminuirmi la roba. Tranne Nemesis, posto che è uno in meno. Benissimo, ci abbiamo provato, bravo Patrat. Forza Lillipop. I know you can do this. Vai. Ok. No, ho perso. Fanpur che mosseggia. Vai che te Fanpur, vai. Vai in lotta. Allora. Ah, Fumi sguardo, c'è anche lui, ok. Ok, ci hai provato Fanpur. Non ti preoccupare. L'importante è debuffarlo. Porca miseria, non c'è un cacchio questo. No, non sta funzionando. Non sta funzionando per niente. This is not good. Diminuisci la precisione. No, che poi di sicuro non li... Invece sì. Beh, vabbè, non serve a niente. Ok, buono, ha retto. Ancora. Ancora. Deve diventare cieco anche lui. Non so come faccia a diventare cieco un Watchog, però... Ok. Bravissimo. Raga. Let's go! Che farà assieme? Dobbiamo diminuire la precisione e basta. Così. Diretti. 883. E Max Pezzali suona anche per noi. Grazie. Grazie mille. Era tutta una tattica, raga. L'abbiamo indebolito con gli altri facendogli vedere i vari cambi. Ok? Che stile impareggiabile. Tanto di capo. Grazie. Sei un allenatore degno di ricevere la medaglia base. Grazie. Voglio anche il museo. No, scherzo, tenetelo. Fa cagare sto museo. Cioè, avete quattro fossili in croce, due non sono neanche fossili. Ottimo. Con due medaglie ti obiederanno tutti fino al 30. Voglio darti anche questa MT, che è Nemesi. Chiaro. Molto bene. Molto bene. Nemesis è una mossa che raddoppia degli inflitti se nel turno precedente un Pokémon della squadra è diventato KO. Mi sarebbe servito in questo momento. Mami? Ok, sapessi che pasticcio, quelli del Team Plasma sono venuti a prendersi il teschio del drago. Ma vabbè, ma è tanto di carta quel robo. È falso. Cosa? Ma come osano? Samsung, vieni anche tu. Madonna. Quanto veloce quella donna? Faster! Abbiamo preso un teschio che era finto, dai, era palesemente finto. E là? Che combinate? Giù le mani. Bella raga. Come va? Oh, ma guarda che c'è. Ci spiace, ma per... Il capo palestra, ci spiace, ma per ora il teschio del drago è nostro. Ci sarebbe per ridare la libertà ai Pokémon. Ma questi non li arresta mai nessuno? Te lo rubiamo da sotto il naso, così capirei che non scherzo. Ma che ladri sono? Ed ora fumogeni. Ma raga, ma Lupin chi? Ah, ruba solo la testa. Certo. Madonna santissima. Ma come? Cosa? Dobbiamo inseguirli? No, ma stai a guardare. Potevamo prendersi sta palla nera, no? Sto armaldo disegnato sopra il robo. No, questo. La testa poi del Dragonite. Neanche tipo lo prendi tutto, no, la testa. Volevamo la testa noi. Ma che è questa? Aloe. Allora hai trovato qualche bel fossile? Quattro ne abbiamo in sto museo. Perché? Ti manca l'ispirazione? Samsung, a vederlo non si direbbe, ma questo è Artemisio, il capolestra di Austropoli. Artemisio. Sono qui solo di passaggio, sembrate in difficoltà, cosa è successo? Cosa è successo? Qualcuno ha rubato uno dei nostri pezzi. E ne ha quattro, quindi, cioè, un quarto della collezione. Ehi, Samsung, che succede? Che
ci fa questo sta gente? Tre persone ci sono. Samson, c'è qualche problema perché vabbè che le città sono inabitate, però va bene. Che c'è? Chi sono questi due? Sono amici tuoi? Piacere, Belle e Comor. Siete anche voi degli allenatori, vedo. Bene, bando alle ciance, dividiamoci. Ok. Voi due restate qui al museo. Artemisia e Samsung, voi andate nel bosco girandola. Ah, ok. Tu li farei da guida, forza non indugiate. Ok. Ma vabbè, ma possiamo lasciare. Dici, partiamo? Andiamo a stanare sti ladri. Aspetta un attimo. No, 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 adesso non parto un cacchio. Ah, cosa vuoi? Aspetta, Samsung, tieni, questo porta con te. Me l'ha dato Zania, si chiama ricerca strumenti. Grazie. Congegno utilissimo in grado di segnalare la presenza di strumenti nascosti. Ah. Solite cose che non mi interessano, tipo, ok. Quindi devo solo stare a fare quella guardia del museo, vero? Sì, metti caso che tornerò indietro e lasciano il teschio dietro. Ah, anch'io. Magari si sono sbagliati il teschio. Mo tornano indietro e dicono: ah, cacchio, abbiamo sbagliato, raga, torna indietro. Metti a posto e prendi quell'altro. Sappiamo tutti che in realtà volevano il libro della vita dei Patrat. Ci sono, raga. Ci sono, tutto a posto. Artemisio, da questo punto inizia il bosco girandola. Se sono rifugiati da queste parti sarà difficile trovarli. È vero che poi il bosco girandola era chiuso là. Giusto, giusto. Ci sono. Mi sono ricordato. Dunque, per attraversare il bosco girandola ci sono due modi. Prendere la strada dritta o seguire quella che si inoltra nel bosco. Io inseguo quei tipi, procedendo per la strada dritta, grazie. Anche se, cioè, proprio tu che conosci il posto dovresti prendere quella storta. No, lascia andare a me. Anche se non li troverò lungo il tragitto, gli bloccherò l'uscita. Tu invece passa da qua e accertati che non si siano nascosti dietro il bosco. Dentro il bosco. La strada, anche se piena di allenatori, non è complicata. Segui il cammino e non sbaglierai. Coraggio, diamoci da fare con Aloe. Cioè, non è che tipo posso dirgli ai tizi: guarda, non mi rompete le balle che sto inseguendo dei criminali. Lottiamo. Devo guardare che se li ho rivitalizzati perché non mi ricordo. Dovrei anche avere un po' sistemato. Forse poco. Vabbè. Un po' lo schermino sotto, però è quadrato così. Sono sottolivellato? Ah, ok. Fa piacere. Calcolando che sono sempre stato sovralivellato io nei giochi in generale di Pokémon, sono sempre andato con la roba troppo più forte del previsto. Sei proprio insistente, ti darò subito una lezione, così vediamo se ti passa la voglia di seguirci. Come at me, bro! Come here, boy! Sono contento se sono sottolivellato. Vuol dire che c'è margine di miglioramento. Anche se preferisco essere sovralivellato. Guardalo! Scusate, non lo faccio più. Che bellino! Guardalo come... è tutto affannato! Guardalo lì! Piccolino! Peccato, io non ho un bel niente da darti. Dovrei vedertela con i miei compagni. Ma scusa... Allora, io so che Buio è super efficace su Psico. Quindi non mi aspettavo di fargli tanti danni, però... dei danni li potevo fare. Psico non ha effetto su Buio. Non ha effetto? Ma da quando? Cioè, proprio immune? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Oh, ciao. No, Excalibur non dico che non mi piace per cose, per il tipo e per la sua roba. Poi comunque lui c'ha un sacco di... Mi sa che lui c'ha l'attacco, ma non ha difese, vero? Non ha difese buone. Cacchio di verso era? Sta strozzando? Tocca tirare le pacche sulla schiena? Una ragazza come me non trasporta cose pesanti. Ah, era una tipa? Ok, ti conviene andare a cercare i miei compagni. Sì, dopo. Devo andare a rivitalizzare il mio... coso morto lì. Non mi rompete le balle che sto girando nel coso. Sto cercando dei... dei malviventi, ok? Fuck off! Di volante prendi Archeops. È molto utile. Lascia marcire Wubat. Ma Wubat non lo voglio in squadra. Come faccio a prendere questa? Ah, qua. Wubat non lo voglio in squadra. Lo voglio fare solo evolvere per levarlo dal Pokédex. Che in realtà non possiamo fare.
Dove è uscito questo? Ottenere una grande potenza senza che sia la natura a pagarne le spese. E questa è la vera forza dei Ranger. Dove è uscito? Dall'albero. Ah, è una donna. Giusy. Giusy Ferreri. Scritto poi Pokémon. Tutto maiuscolo, minuscolo, maiuscolo, tipo quelle che si fa adesso. Quando si scrive per prendere in giro qualcuno. Pokémon. Sì, ma che cacchio, da dove è uscita questa? Dall'erba, dalla terra, da un sasso? Cos'è che è? Ma manco i vermi escono dai sassi così. Era nascosta sotto la pallina dell'erba. Ma non vedi questa? Dentro un cespuglio era. Tieni, anche questo è un potere ottenuto da madre natura. Una bacca stagna, un grande potere. Da grandi poteri deriva una grande responsabilità. Sì, sì. Non è fantastico? Da qua dentro è uscita questa. Bastardi, si nascondono. Ma quanto è grosso sto bosco? Madonna. No. Faccio un incontro buono. Chi sei? Un sacchetto coi soldi? È un sacchetto coi soldi. Sono loro, no? E che palle sti tizi. Ma io ci muoio qua dentro. Raga, non c'è un modo per rivitalizzare niente. Cioè, devo tornare indietro fino laggiù per rivitalizzarmi i Pokémon. Come faccio ad arrivare laggiù? Ci fa mica una meraviglia. Sono bellissimi gli Audino, bravo. Bravi Audino, datemi exp. Vabbè, comunque ci farmo qua, non è... Cioè, più avanti non ci farmi. Brutto colpo. Vabbè. Le ho prese, ma le ho anche date. Non capisco. Non capisco la logica. Allora, io c'ho già paura perché là incontro sicuro quella lì con Pansier. Sicuro. Ci scommetto. Oh. Ah, ciao. Ho sbagliato strada? Ah no, vado giù di là, ok. No, sono perso, ho detto aspetta, non è che devo andare dall'altra parte. Ok, però qua quello non va bene. Devo almeno andare tre livelli sopra di loro. Devo farlo. Ciao, ciao. Esatto, il mio compito era solo far guadagnare tempo ai miei compagni. A questo punto dubito che tu possa ancora raggiungerli. Ma levati. Bello come tentano di fermarti, ma tanto non posso. Non serve a niente.